cosa dico? Benvenuti. Qui iniziamo alla grande, iniziamo. Quinta giornata del campionato di Serie B, girone B. Terza partita in casa per l'Aurora, per la Rima d'Eso che affronta Costa Volpino. Un saluto da Roberto Sanvito e da Federico Zardoni, che è qui vicino a noi, nonostante tutto. Sì, potrebbe non esserci. Ringrazio sempre i miei fan che mi hanno scritto, appresa la notizia del mio malore di giovedì sera. È stato solo un, come dire, un piccolo colpetto. No, veramente ho avuto un... veramente, ho stato male, ridono, è stato male davvero. Ha avuto una piccola defiance. Sì, uno svenimento. Però Lucone era sul posto. No, in realtà mia mamma, mio papà era un attimo dopo. Comunque, la signora Paola stasera... Tra l'altro sono a un matrimonio, vorrei salutare mio cugino che si sposa. Auguri. Giacomo. Sì, ha finito di star bene. Con Alice. Finito di star bene. Giacomo e Alice, ho letto oggi, ho letto le intenzioni. Comunque, sì. Va bene. Comunque siamo pronti. Siamo pronti per questa Rima d'Eso Costa Volpino. Partita, 4 punti in classifica per la Rima d'Eso, 2 per Costa Volpino. Una partita che si annuncia equilibrata, combattuta. Due squadre che hanno cambiato anche molto. Sì. Due squadre che hanno cambiato anche molto durante l'estate. Sostanzialmente Costa Volpino ha confermato Squeo e il playmaker Belloni. La Rima d'Eso, vabbè, non siamo qua a ripetere le novità che tanto sì, le conferme di quartieri corno e novati. No, le conferme di Catrop. No, le conferme di Esposito, Politi, oggi Corti e Gallazzi, il capitano. Oggi parte Colombo, non Politi, sì, anche lui. Da un colpo all'avanti della partita contro... Si temeva anche qualcosa di più... Tendo che c'è una filazione qua, adesso vedremo di smatassare la matassa. Vabbè, andiamo in quintetto in campo per l'Eso, appunto Colombo sotto canestro, quartieri, Negri, Esposito e Novati in cabina di regia. Invece il quintetto per Costa Volpino, Zampolli, Squeo, Andrea Pilotti. Poi con il numero 6 di Edoardo Caversazio e in cabina di regia Francesco Belloni. Si parte. Partiti. Intanto siamo anche collegati con Renzo Barbera di Palermo. Ah beh sì, è vero. Cioè, stavamo parlando dei tuoi malori, dei tuoi guai di salute. Ci siamo dimenticati che stiamo seguendo anche per voi Palermo-Inter. Tanto Zampolli, prima penetrazione. Bravo Esposito. Bravi, buona difesa. Teniamo Squeo. Squeo sbaglia il primo tiro. Buona difesa Roberto. Buona difesa Roberto. Sotto per Colombo. Quartieri, fuori per Esposito. Quartieri gioca sotto per Colombo che si stacca e fa un canestro. Contro un lungo che l'anno scorso ci fece vedere i sorci verdi, Squeo. Tra l'altro un giocatore che mi piace molto. Era già libero adesso, non l'ha visto Belloni, ma è arrivato comunque fino in fondo. Playmaker classe 94 cremonese. Siamo Negri a sinistra, fuori per Colombo che ha spazio. Primo ferro purtroppo. E la palla esce. Aveva tre metri. Qua stavo parlando sopra. Ecco. Però così sfidato ha fatto bene a tirare. Sì, almeno perché, dal mio punto di vista. Anche perché la mano è... Non è così. No, non è così quadra. Nuovo attacco per Costa Volpino. Squeo è lontano da calestro. Deve vedersela con Colombo. Che bravo. Segno palla. Ciao. Fallo e canestro. Che bravo, però sì. Qua è stato bravo. Sì, sì, è un lungo che a me piace molto, Squeo. Il giocatore che mi ha impressionato di più l'anno scorso. Vabbè, non penso quello, uno di quelli, ah, sì, okay. Uno dei giocatori, no, che mi ha impressionato. Con tutto rispetto, ci ha fatto 20, ah, no, mi è piaciuto. E 20, però forse un lungo, quello è un po' tanto. Un lungo così dinamico. Mi piacciono sempre. Buono il libero anche. Poi anche una mano dolce. Sì, sì, no, davvero. Forse non per il tiro da tre punti. E dopo questa frase mi aspetto almeno tre bombe di Squeo. Per ora non ho mai tirato da tre quest'anno. Quindi ci manca che segna.
Novati da 6,50, Messi sì. E Novati 5-4, 5 per chi attacca, 4 per chi difende, dopo 2 minuti di gioco. Belloni contro Novati, esce Caversazio, ex allievo di Enrico Rocco, penetrazione questo rimbalzo. Da evitare però i rimbalzi d'attacco, bravo Novati, dai Espo no pass tutto è bene quel che finisce bene, sì, una classica azione in cui potevano fischiare un po' di tutto, non hanno, ed è finito invece tutto a carte 48. Ha fatto bene in cavalleria o cavalleria, che è uno dei tanti. Ancora Squeo contro Colombo, segna. Non sarà semplice opporvisi. Sì, penso che l'idea di Davide Villa fosse quella di andare di responsabilità di individuale sull'opposto. Dopo questi 5 punti di Squeo, forse Quartieri. Barrios. Quartieri, forse 3 punti, 9-7, sorpasso. Forse servirà un aiuto. Un aiuto. Anche Lamberto Motta presente. Ecco. Ancora. Un po' monotematico, adesso è arrivato il raddoppio. Infatti. Passi. Si lamenta a lungo. Allora, Costa Volpino. Temo che non ci. Cioè, temo. Anch'io credo non ci fossero, però. Vabbè. Passi è quando l'arbitro fischia. Vabbè. Parafrasando. Sì. Vujadin. Esposito. Guarda qua, va qua il furto. No! Peccato. Quarto. Belloni dal via all'azione degli uomini in maglia blu, c'è il mismatch, nulla può non andare. Ancora rimbalzo d'attacco, bravo Negri, ha peccato. Oh! No! Perde palla Negri. Nel traffico non ha il controllo giusto del pallone, c'è un nuovo attacco per Costa Volpino. Deso 9, Costa Volpino 7. Jonathan Zampolli sotto Pesqueo, cercato praticamente sempre. Ora ci prova Zampolli, che l'anno scorso vinse quasi da solo. Giocava con Udine, l'ex giocatore del settore giovanile di Deso. È stato qua poco. Dai, perché non se l'è preso. Dai, era in tiro. Era in ritmo e in tiro una volta. Quartieri sbaglia, si era ben spaziato spingendo un poco, ma quel tanto. Zampolli per Pilotti, giocatore nativo di Lesmo. Belloni, c'è il canestro da 3 di Caversazio, giocatore del settore giovanile di Genova, allenato da Enrico Rocco. No, quarto, no. Ah, Esposito. Recupera e tira. Yes! Esposito! Alessandro Esposito, 3 punti. 12-10, ancora avanti Deso, si lamenta. Una mano dolce che sembra sì. Di mangiare un soufflé. Ecco, si lamenta un poco Crotti in panchina. Chiede più attenzione ai suoi. Ora c'è il fallo. Sì, con molta esperienza Pilotti è riuscito a prendere questo fallo di Negri. Sì. Giocatore di Lesmo. 80, Lesmo. L'ho già detto, ma non ci sentiamo. Sì. Non ci sentiamo. Le nostre cuffie non funzionano tanto oggi. Abbiamo un po' di ritorno in cuffia oggi. Chiederemo alla regia di sistemare. Tanto si butta dentro. Non vale. Diciamo alla regia se può sistemarci questo ritorno in cuffia che non ci fa sentire. La nostra regia oggi nelle mani di Luca Albique. Di Luca Albique. Se può sistemarci il ritorno in cuffia, grazie. Sempre più simile a Valentina Albique coi capelli. Ma io preferisco Valentina, però. Non so te. Nonostante la stima per Luca, anch'io preferisco Valentina Albique. Caversazio. Sbaglia e si prende il rimbalzo. No, bravo Negri, no. Bravo Negri. Dai, Quartieri, arresto e tiro no, lo fa Negri e segna, sì. 3 punti. Deso tira con il 40 e passa per 41% da 3 in questa stagione, sicuramente un fattore importante e bisogna cavalcarlo.
Siamo Belloni, fuori per Jonathan Zampolli, numero 55. Sbaglia. Ancora, palla sotto per Esposito, fuori per Quartieri, che va di sinistro, fuori per Colombo. Sbaglia. E recupera, no. No. Zampolli fa il play. Porta giù il pallone, sfrutta il blocco di Squeo, arresta la Tiranocci, prova Pilotti. Bravo Esposito a dargli il tocchetto. E anche secondo me era loro, devo essere sincero con te Roberto. Dove? Qua era non mi sono espresso. È la presa proprio in testa Colombo. Anche Assi dice anche che Robby era loro. Assi dice di sì, quindi. Io non ero attento, stavo guardando questa azione d'attacco dell'Inter. Colpo di testa di Colombo, sembrava il buon bomber Pruzzo. Addirittura. No, beh, come Pruzzo no. Ore de Crocifieschi. Esce, è uscito intanto Negri per Gallazzi, già due fa. Bravo Ale. Esposito. Così ti vogliamo, cattivo. Questo è quello che serve da te. Bravo Espo, un po' di show qua per Pilotti. Sì. Belloni. C'è la penetrazione di Belloni che trova il ferro. Espo, prendi la bravo Colombo. Si può ripartire per un'innovazione d'attacco, più 7 Desio, 17-10. Potrebbe essere già un momento importante. Sì. Novati sotto per Colombo. E questa volta però viene fischiato fallo. Non sappiamo se Davide Villa si lamenta con gli arbitri, con il suo giocatore, con sì, gli sì, arbitri. Sì, con gli arbitri. Intanto è il secondo di Colombo. Vedremo anche quanto potrà essere. Anche perché bisogna capire quanto Puliti può dare a questa squadra. Intanto Davide Villa mima il tuffo, ci pare anche abbastanza convinto. Noi da qua dicevamo, bisogna capire anche quanto Puliti può dare alla causa. In panchina sì. comunque in panchina c'è anche Corti, lungo del 98. Sì, che non è. Ricordiamo sì. Non Roberto Corti il sindaco, ma Marco Corti il nostro giocatore. Occhio che fra un po' saremo in campagna elettorale. Cioè infatti non potremo più dire questo. Non potremo più dire questo, pena sanzioni disciplinari. Jovetic alto. A Messina andato. Tanto Jovetic avete cercato per una vita e non è mai venuto alla Juve. Sicuramente è un top player quando sta bene. Problema che ne ha sempre una. Anche Ronaldo era così. Ho capì. Infatti, ma che roba. Vabbè, è tirata alta. E tanto dominio nerazzurro al Barbera. Ma. E intanto palla di Costa Volpino. Dopo il secondo di Colombo, che però rimane in campo. Rimane in campo. Nessun cambio per Costa Volpino. No. Qua c'è Robby. No, niente. Bisogna capire. Intanto Corti allora, si prepara Corti. Sulla sedia sul cubo del cambio. Lo catechizza Rudy Cogliati. Nuovo attacco di Costa Volpino. Zampolli bravo prova. Bravo Gallo. Tiene. Anche la persa. Fallo. Peccato. Questa era un'azione difensiva. Eravamo pure in bonus. È vero, due di Negri, due di Colombo. 5 falli a 0. Farei notare a chi di dovere, che tanto non ci ascolta, però fa niente. Penso non ci sia nemmeno l'osservatore, beh, penso che quello lì sia il loro dirigente. Mi sa anche a me. Cioè, non ho guardato da osservatore. No. Sbaglia il primo Zampolli. Esulta la curva. Buono secondo. Secondo 17-11. Ancora in campo Novati contro Zampolli. Intanto è entrato Corti. Esordio per lui quest'anno in Serie B. Anche l'anno scorso il suo esordio era stato contro Esposito. Sì! È in gas il ragazzo oggi. È in gas 20-11. Bravo Ale. Ha fatto vedere cose buone, un po' sbasso e precisione da tre. Sì. Vediamo Squeo contro
Corti se lo porta un pochino a scuola. Questo è un accoppiamento difficile. Sì. Dai Marco! Bisogna cercare di far arrivare pochi palloni là sotto. Sarà anche compito degli esterni. 8 secondi per tirare. Ce l'hai, ce l'hai! No. No. Una palla. Dai Marco, dai Marco! Il tiro c'era, era libero. Sono squadre un po' lunghe a Renzo Barbera, no? Squadre un po' già lunghe a Renzo Barbera. Di già, dopo 25 minuti. Nuovo attacco ancora per Costa Volpino, 20-13, 1:40 dalla fine. È stato Giacomo Zampolli. Niente, bravo Esposito. Dai a Jonathan. È stato Giacomo Baldini. Anche lui cantera genovese, sì. Enrico Rocco. Classe 96. Gallazzi. Gallo da tre. E vale anche la tabella, vale, vale. 23-13, ricordiamo che il tabellone è tuo amico. Tanto si butta dentro e trova il fallo di Corti. No, Gallazzi. Era di Corti. Gallazzi. Però. Tanto continua a protestare. Gallazzi, peccato. Continua a protestare. Secondo anche per lui. Due Gallazzi, due Negri e due Colombo. Intanto arriva Corno, si prepara Corno, probabilmente uscirà per Gallazzi. A questo punto. Siamo a palo del Palermo, se non sto male. Solita fortuna. Intanto va in lunetta Jonathan Zampolli. Buono. Segna il primo. E lui è molto bravo. Oggi sta avendo un po' di problemi al tiro, però è molto bravo comunque ad andare in lunetta. Viaggia 17 di media circa. Segna. Un super top per la categoria. Eh sì. Una squadra abbastanza chiara quella di Costa Volpino, 3-4 elementi esperti di un certo livello e poi tanti giovani pescati qua e là, 3 da Genova, uno da, poi c'è Alessandro Romano che leggevo che era settori giovanili di Siena e Venezia. Di Venezia, sì. Anche a Siena. Quindi la squadra corno subito, bella, e la perde la maniglia, corno, perde peccato. La maniglia ancora freddo, comunque non era a palo la parata Andanovic. Palla sotto per Andrea Pilotti, bravo Espo, che si fa largo come può, sbaglia. Bravo Espo! Dai Espo! Quasi contro Pilotti, 17 anni di differenza fra i due. Novati! Andiamo a vedere un po' con le statistiche. Soprattutto da tre punti, sono curioso di vedere. 5 su 5, 6 su 6 no, abbiamo. No, Marco, occhio. Qua abbiamo 6 su 6 da 3. Sari urla. 6 su 6 da 3 per la Rima Desio. Sì. Infatti ero curioso di guardare. Percentuali equatoriali, 26 a 15. 7 secondi da giocare, però c'è in lunetta Costa Volpino. Per battere due liberi. Ancora qua... Zampolli, un po' un leitmotiv. Sì, Zampolli è molto bravo a guadagnarsi falli. Sì, a guadagnarsi falli quando serve. È un attaccante, hai detto bene. Proprio un attaccante. Hai detto bene. Poi è tipo a Capo d'Orlando, era il re della città, mi dicevano. 3 contro 3 anche a lui. Dai, 7 secondi. Piacerebbe una bella bombetta di Esposito. 3. Ma anche i Novati. Sì! Slow motion di Monovati. Viene dato da 3. È 8 su 8 da 3. 7 su 7 secondo me. Aspetta. Vediamo
adesso arriveremo, era 26 con 6 su 6, 7 su 7. 6 7, su 6 o 7 su 7? 7 su 7. 7 su 7. Tu hai il bico e nemmeno la PlayStation fai 7 su 7 a 3 punti. E col canestro, col canestro largo io faccio solo 10 su 10 facile. Vabbè, oggi va così. 29 a 17 con la bomba di Novati a fil di sirena più 12. Un quarto davvero. Oggi mi sembra sia solo noi che giochiamo in tutta la nostra gio... Ah no, c'è anche Firenze e Udine. Che fai? No, volevo vedere anche la Serie C, volevo salutare tutti i nostri amici in campo. Sentendo che te saluti, io bevo. E bevi. Allora, vediamo chi gioca stasera. Allora, VCE chi è? Valceresio, nessuno. Lesmo, Lelevilla. Saronno, Lissone. No, cioè Saronno, CST e Cistellum, Cislago. No, Casorati. Ah, di Lissone sì, mi segnala Andona Doni, ex Desio. Però a Calolzio c'è Pier Corbetta e anche Corbetta di che adesso gioca. Di là c'è Pier Corbetta e... Vabbè, io saluto Paolo Meroni, un mio amico, però nessun altro di Desio. Chi è questo Matteo Pirovano? Mai sentito. Tanto che Zardoni continua poi a no, da bar. Saronno salutiamo Paolo Piazza, Gurioli, beh anche il precedentissimo Ezio Vaghi. Tutti salutiamo. Vabbè, li abbiamo salutati l'altra volta. Salutiamo anche Marino, che cazzo vedo sotto 17, scusate, 17:30, tanto all'intervallo non guarda nessuno. Tirano avanti. 17:30 sotto. Contro Garbagnate l'amico. Allora io saluto il mio amico Marrapodi. E anche Barella nostro. Sì, Allegri 11 punti. Allegri, ragazzi, segna da tutte le parti. Che stagione sta facendo. Segna sempre anche e comunque. Garbagnate era stata data per spacciata invece. Cioè, no, spacciata no, però era data per essere una che doveva fare un altro tipo di campionato di quello che sta facendo. Addirittura, se avesse vinto la prima giornata contro Saronno, ha perso di 20, per amor di Dio, sarebbe prima da sola, perché Saronno è in testa da sola. Ne ragionavo col mio amico Lorenzo Marrapodi in settimana, l'allenatore, il fautore di tutto, di questo piccolo miracolo. Sì, tanto loro giocano anche sul campo di Saronno. Sì, giocano sul campo di Saronno, non più nel loro fortino. Comunque si ricomincia secondo quarto, possesso Desio. Corno. Esposito per Novati sotto quartieri, per quartieri. Guardia. Eh? Dai. Ah, peccato. Sbaglia, errore. Era un tiro comunque complicato. No. Sarà secondo me settimo e ottavo libero di Zampolli, no? Andiamo a guardare subito. Siamo qua per questo, vabbè, se non mi... No, togli lì. Se non mi... Se no, non... no, là, la prima qua. Finestra, sì. È lasciato? Sì. Bravo. Dov'è? 5, sì. Settima e ottava gita in lunetta, sbaglia. 5 su 7 per lui. Jay Zampolli. Johnny Zampolli. Mette il secondo, 29-18. Tanto è uscito Squeo, è entrato Stanzani, sì, Lucio Stanzani se non sbaglio. Lui comunque è di là, è stato a Latina. Primo fallo fischiato a questa Volpino ed è accolto come un gol dall'Aldo Moro. Sì. Come un gol di Bomber Spampati. Anche lì. Grande. Novati, corti, dai corti. Marco. Sì, no. Ah, peccato. Ci stava. Si butta dentro a mille all'ora e trova ancora un fallo. Ma è un leitmotiv, penetrazione di Zampolli. Lui fallo. Su questo è bravissimo. Sì, cioè, è un missile. Che ha un atletismo. È un missile. È un missile. Temo. Quartieri è solo il primo. No, secondo. Primo, ok. Comunque esce Ragatto. Quartieri. Ricordiamo al tavolo c'è anche la nostra Giulia De Riso. Sì. Cioè nostra nel senso desiana. Mica prima che poi Scatta un'indagine. Buono il primo Zampolli. Corriamo di Cremona. Zampolli.
passaggio anche qua Desu, un annetto circa. 2 su 2 Johnny, penso sia 7 su 10 dalla lunetta, sì. Non furono intraviste probabilmente, capacità, poi si dimostrò un giocatore col controfiocchi. Si butta dentro a mille all'ora Gatto e sbaglia e va Zampolli. Vediamo Zampolli a quanti punti è arrivato. Sarà no di più. Aggiorniamo, sarà almeno a 10, vediamo. 10 punti, conferma Assi. No, non devi farti domande al Bico, è meglio, bisogna farsi il segno della croce qui e sperare che si arrivi alla fine, sì. 29-22, ha recuperato qualche punticino Costa Volpino proprio grazie alle iniziative di Jonathan Zampolli, uomo leader, punto di riferimento dell'attacco della squadra di Coach Crotti. Veramente i palloni stanno passando tutti da lui. Sì, beh, poi comunque è stato bravo qua, è quello che non bisogna subire con lui, questo contropiede qui. Poi lui, per carità, è bravissimo nel trovare falli, nel trovare falli anche dove probabilmente non ci sono. È capace, abbiamo Gatto, doppio playmaker, quintetto basso e giovane per... anche un po' di... quintetto inedito forse. Probabilmente Corno, Novati e Gatto insieme non hanno mai giocato quest'anno. Io non sono mai stato in trasferta, quindi, ma in casa non mi ricordo questo tipo di soluzione. Bella palla sotto. Corno, niente. Lunga. Aveva spazio Marco, Corti, aveva. Ha fatto un taglia fuori molto profondo. Ancora Zampolli che canta e porta la croce, Pilotti. Grandissimo, no, grandissimo, intendevo a Tiglio Pozzi, un'icona della fotografia di Brianzola. Gatto, non va, rimbalzo di Corti che è davanti. Sì! Non ha segnato. Beh, però due tiri liberi. Sì. Lunetta per Corti, due tiri liberi per il lungo. È generalmente discreto da lunetta. Di niente, tacito. Sbaglia primo. E sbaglia anche il secondo. Scusate. Parla più. Al parli più. Tacito. È entrato anche il numero 21 Coltro, Mattia Coltro, anche lui della cantera mi sembra, sì, genovese, sì. Costa Volpino quasi bravo Corno, fallo i Pilotti, era difficile, rischiava di fare passi, una partenza veloce, quasi gol di Medel intanto, Adesso non esageriamo però, non esageriamo, esce Novati, rientra Quartieri, non esageriamo. Diciamo che è in bella forma Medel, bello asciutto, bel giocatore. Corti, Gatto in punta contro Coltro, esce Corno. Sotto per Corti, sotto per Corti che se la gioca, è bravo. Bravo Corti, prende gli applausi dei suoi pari ruolo, intanto si riprepara a Squeo e probabilmente riprenderà il posto di Stanziani. Coltro non tira, tira Zampolli e sbaglia, rimbalzo di... No, calma Ale. Non si sono intesi. Non ci corra dietro nessuno Ale. Intanto rientrano Squeo e il numero 5 Alessandro Romano. Bel fisico anche per Alessandro Romano, un bel toro. Bel toro.
sempre Zampolli, e chi se no si butta dentro, palla dietro la schiena, sotto Pesqueo, è facile. E ha cercato quell'anticipo lì, Marco, però era anche da dire che era molto profondo Squeo, quindi. Può essere una carta l'anticipo. Lo so, però se è così profondo. Sì, poi lo canni, è finita. Si ha sale Corti, Esposito, corno. Dai. Oggi è versione deluxe il nostro 97, attenzionato dalle nazionali azzurre. 12 punti, sì. Squeo ancora contro corno, arriva l'aiuto di Quartieri, si fa spazio. Chiede un'infrazione di passi il pubblico, che è 33-26 intanto. Corno fuori per Corti, che ha spazio, e c'è il fallo. Bravo Ale, Marco, bravo, scusa. Bravo anche Corti. Fuori corno, dentro Negri, corno non ha punto in attacco. E mette il primo Corti, Zardoni non ha parlato e Corti ha segnato. Sbaglia, secondo rimbalzo di Esposito, attentissimo. Un momento partita super. Dai. C'è mismatch. C'è un mismatch lì sotto. Anche pochi secondi, dovrà tirare Quartieri da casa sua. Sbaglia, ma c'è Esposito. Ci sono ancora 14 secondi. Dai. Si butta dentro. Che bello. Peccato. Era difficile. Zampolli. Fallo prima. Fallo prima. Adesso c'è un po' una staffetta su Zampolli, ci stanno provando un po' tutti. Adesso si conoscono le qualità del 55 in maglia blu. Sa come mai il 55? È il numero più alto che si può avere in Italia. Eccolo, sbaglia, c'è Squeo, attento. Si sente l'assenza di Polito. Sì, è un picchiarol che è difficile quello comunque. Beh, comunque, bravo Micio, due tiri. Andiamo in lunetta. Si sente l'assenza, anche se fisicamente sono due giocatori diversi, però i chili Politi. Hai Squeo? Sì, hanno anche giocato insieme, hanno anche vissuto insieme a Bologna, con la bianco-blu Bologna. Gatto segna il primo. E segna anche il secondo, bravo Micio. Bravo Micetto. 36-28, torna più 8 Desio, con 5 minuti e 15 da giocare nel secondo quarto. Mantiene un vantaggio discreto ancora Zampolli, arresto e tiro. Bravo Gatto, bravo Esposito. Obbliga l'hesitation Zampolli e all'errore. Dai. E c'è spazio, vai su bello. Protestano per un fallo. Pubblico. Squeo va da lontano questa volta e trova il fallo. Fallo di Corti, fallo abbastanza deciso anche di Marco. Corti non fa le cose a metà, lo sappiamo. Beh dai, non ha fischiato antisportivo al fallo di Alexander di ieri che commentavamo. Mentre Terry sul letto. Non è andato antisportivo ieri, quindi questo, perché Squeo pare che si sia lamentato. Chi è che c'è? Tanto un infortunio per il numero 10 Baldini. Sì. Squellunetta. E sbaglia il primo. Festeggia la torsida. E sbaglia anche il secondo. Ancora rimbalzo di Esposito. 12-9 per Esposito.
a Leandro Esposito. Ci piacerebbe. Marbella, eccola. Ah, fallo di Squeo a rimbalzo, sì. Pescato in fallo. Secondo. Preso in castagna Squeo. Preso in castagna. Tanto è finito il primo tempo allo Stadio Barbera di Palermo. Più, oh, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Cos'è? Per amor di Dio. Due liberi percorsi, quinto e sesto viaggio in lunetta rispettivamente. Aia. Dai Marco. Uno su cinque al momento. Dai Marco, dai Marco. Popò. Ok, 2 su 6. 37-28, Desio mantiene 9 punti di vantaggio. Palla Zampoli contro Gatto, sotto Pesqueo, contro Corti. Corti, Corti tiene, raddoppio, bello, buon raddoppio. Buon raddoppio di Quartieri, che ha fisico per tenere, intanto si butta dentro. Coltro, niente. Sbaglia. Nostra. Controllato da Quartieri. Andiamo, andiamo, andiamo Micio, andiamo Micio. Si è perso un po' il pallone. Scarica per Negri. Dai Sceghi contro Caversazio. Ah, Sceghi. La salva, bravo, bravo. 8 secondi. Calma, calma, calma. E non toccarmi. Calma. Eccolo qua, bello, bello. Sì! Bello, 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 bello di Barrios. Barrios più 11. Si torna più 11. Si torna più 11. Zampoli fuori Pesqueo. Non c'è la penetrazione. Passi, 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 passi. Passi del numero 16, Caversazio. Passi indotti dalla buona difesa. E forse da un mezzo fallo. Adesso siamo qua a guardare tutto. Dei falli se ne può parlare con dovizia per giorni, ma non lo faremo. Sì. Rimaniamo sul pezzo con dovizia. Non con Letizia. No, attacco di Gatto. Letizia ha segnato oggi per il sì. Carpi. Falli un attacco di Gatto, sì. Ricordiamo che Alto Sebino è la società nata dalla fusione tra Costa Volpino e Pisogna, due squadre, fra l'altro due società che erano un discreto campanilismo, le due tifoserie, non so, poi non sono mai stato a, l'anno scorso non ero a Costa Volpino, come è stata presa questa fusione, perché la tifoseria di Pisogna è molto, molto attaccata la squadra, sfide epiche contro Pisogni qui in Serie C. Anche ci avevano tanto con Alessandro Merigalli loro, vero? No, mi ricordava il Mirko. Ma può darsi. Due tiri. Era uno che non si risparmiava, quindi se c'era da dare dava, se c'era da prendere dava ancora. E quindi mio coetaneo. Doppia doppia per Alessandro Esposito. E si arrabbia. E intanto è già di qua l'Aurora. Quartieri. Peccato. Peccato, era il più 12 ancora. Ora fuori ovviamente per Zampolli. Si butta dentro, bravo. Bravo Tommy. Ci mette la manona e va a Barrios. Barrios. Bella Colombo, sotto, fuori, Novati, Novati. Tre punti, tira. Corno, corno. 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 Più 13. Più 13. Oggi stiamo segnando da fuori. Sì. Beh, come sempre. Vediamo la percentuale. Secondo me è 8-11. 8-11 da 3. Sì. Percentuale equatoriali. Equatoriali, tanto Zampolli 12 tiri dalla lunetta,
Bravo, beh, uno su 8 dal campo, sì. Però poi lui ha 12 9 su 2, sì. Cioè, e 20 poi tiri, un giocatore, 20 tiri. Caro Roberto, quando vede la palla che entra 9 volte nel canestro, anche se sono liberi, poi si diventa carica. Un po' più facile farla entrare dal campo. Dici? Caro il mio Roberto. E mi fa male la schiena. Si riprende, fine del time out. Tanto Politi, ricordiamo, non è ancora entrato in campo, lungo titolare della Rimadesio, duro colpo per lui Alecco, si temeva anche una frattura, poi grazie a Dio, fortunatamente anche per lui, per la Rimadesio, è solo una forte botta, non si è praticamente allenato in settimana, è nei 10 ma per ora non è entrato ancora in campo, chissà, magari nel secondo tempo. Chi lo sa? Chi lo sa? Io non lo so. Belloni, Belloni. Per Cavassazio, passi. Passi di Zampolli. No, Pilotti. Pilotti, mi ero distratto un attimo. E a Udine era soprannominato Padre Pilo. Eh sì, l'anno scorso. Salvò, levò tante castagne dal fuoco. Tanto per rimanere in tema, no, appala, bene, rimane lì. Dai Colombo, dai, vai Ale, 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 non va. Dai, dai ora Expo. Più 13 Desio a 2 dalla fine. Sotto per Padre Pilo e segna. Beh, molto mestiere. Poi vabbè, chiaramente se Pilotti riceve così profondo è difficile metterci una pezza. Eh sì. Fuori ancora Ale da 3. E vai, vai, va. Tanto spazio per lui. Tanto spazio per lui e la mette. 45-31, massimo vantaggio per la Rimadesio, più 14 a 1:20 dall'intervallo. Fatica davvero a trovare soluzioni contro Esposito, già autore di 15 passa, punti. Ah, che bravo. Sembrava avesse fatto passi a me da qua, infatti ho quasi detto però. Perché quest'anno siamo corretti contro gli arbitri. Sì, sì, per adesso. Non vorrei. Mi poi sembrava da qua. Pilotti in un momento difficile per la sua squadra. Oh là là. Wow! Mamma mia, Barrios. Quanta roba, tanta tanta roba. 47-33, ancora più 14. Sarebbe davvero importante Pilotti. Pilotti davvero sta prendendo sulle spalle la squadra in questo momento. E beh, comunque ha fatto quanto? 7 punti sette in fila. Di fila. Anche difficili. Senza cui era un po' diversa la situazione. Eh sì. Trova il fallo. No, non è buono. Non credo sia buono, no, vediamo, non no. Vale. Andrà in lunetta il Puma. Due tiri del Puma. Luca Pirola è, guardalo lì, è pronto a entrare in campo. Tanto corti per Colombo, gli ultimi 31 secondi a lungo classe 98, anche lui che ha calcato, ha vestito l'azzurro per qualche raduno e qualche partita. Yes, pure un torneo col Banco di Sardegna, sì, in Spagna. Doppio yes, come diceva, che diceva doppio yes? Quello della Rai. Franco Lauro. Franco Lauro forse. Esposi. Doppia, 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 bravo. Bravo. Un tiro, un tiro. Abbiamo anche qui il time out. E anche, anche qui la difesa di Corno ha giocato, ha tenuto davvero bene la penetrazione di Zampolli. Gli è stato davanti, ha indotto il giocatore di Cremona all'infrazione. Ed Esa all'ultimo possesso, più 13. Si può arrivare anche a ritoccare o anche a superare il massimo vantaggio, che è stato di 14 punti al 18esimo. Sarebbe davvero importante arrivare al riposo con un vantaggio così sostanzioso, meritato, costruito fin dai primi minuti alla Rimadesio, che sta, va detto, tirando con percentuali sontuose da tre punti. Facciamo un refresh per darvi
la percentuale 9 su 13 da 3, anche un buon 8 su 19 da 2, quindi si tira col 70% da 3, col 42 da 2. Alessandro Esposito in questo momento baciato, comunque 15 e 10, eh sì, doppia doppia già, e siamo al primo tempo, quindi anche 10 punti per Lorenzo Novati, 7 per Quartieri, ultimo possesso, 15 secondi, è fermo il tabellone dei 24, si può arrivare fino in fondo. Quartieri in post basso, prova ad andare fino in fondo, scarica, ecco, ah! Peccato, la corno è lunga, ah, sì, peccato. 4-9-36, 49 Desio, 36 con Savolpino all'intervallo. Diamo la linea alla regia, ci risentiamo fra 15 minuti. Rieccoci per il terzo quarto di Rima Desio con Savolpino, 4-9 per i Brianzoli, 3-6 per la squadra ospite, più 13. Tra l'altro volevo salutare un nostro amico che è di quelle parti. Chi è che c'è? Ah, gatto. Il gatto. Eh beh, il gatto, che bello. Che disse, ci sono i cani, io non capivo. L'ha incontrato a un concerto. A un concerto di un noto cantante cosmopolita. Diceva, ci sono i cani, ci sono i cani. Cosmopolita, che peraltro non è parente di Politi, Cosmopolita. No. Andiamo a proposito di Politi, no, ancora in... probabilmente finché non ce ne sarà proprio il bisogno totale, Davide Villa non lo schiererà. Tanti quintetti, sono i quintetti, credo siano gli stessi del primo tempo. Sì, occhio e croce, sì. Andiamo, andiamo. Si parte, primo possesso per Costa Volpino con Belloni. No! Politi, l'hanno dimenticato Squeo, è facile facile, due per Squeo. Se lo si dimentica, no, è facile. Diventa una tassa da pagare. Eh sì. Oh, devi dirlo. Tanto esce con Dogbia, sicuramente protagonista della solita grande partita. Stoppato Negri da Edoardo Caversazio. Dai. Un urlo. Dai, 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 Quartieri, dai, Quartieri, arresto e tiro dai 6 metri, tabella. Era abbastanza storta lunga, sì, la conclusione. Sì. Intanto a 1000 all'ora va. E là là. Se qua e si lamenta. Ringraziamo l'arbitro sotto canestro. Era fallo? Vabbè, Roby. Se non è fallo questo, come si suol dire. No, Roby Yassi. No, non si espone. Non ha visto bene. Negri. Fuori per Esposito sembra corta, e è corta, non esageriamo. Ale, time out subito chiesto da Davide Villa, intanto break di 7-0 in 1 minuto e 8 secondi, se i conti non mi, se la matematica non mi abbandona sul più bello, è un 7-0 tondo tondo in 68 secondi, in men che non si dica, la partita ritorna in equilibrio. Diciamo che non è ritornata in campo la Rimadesi, è ancora negli spogliatoi, come si suol dire. Intercorsa Volpino ha alzato un po' i colpi ed è tornata a meno 6, coi canessi di Pilotti, coi canessi di Zampolli, insomma, i giocatori che nei Esqueo anche, i tre giocatori più importanti che ha nel proprio roster. Vediamo se Davide Villa riuscirà a solleticare. Si è bloccato, a solleticare i giocatori brianzoli, un pochino passivi in questi primi 68 secondi. Importante riprendersi subito. Dai, Novati contro Francesco Belloni. Quartieri per Negri. Ancora sotto per Quartieri, che cerca soluzioni. Tommaso Colombo.
per fortuna. 5 secondi, non c'è stato cambio di possesso, tirano avanti da 3, tabella, Ferro, niente, e riparte Costa Volpino. Ancora cattivi segnali da questo attacco di Desio. È bella palla recuperata di Tommaso Colombo che la porta via direttamente, bravo Novati a rimorchio della penetrazione di Negri, attento canestro d'esperienza, 12° punto per il giocatore, anche lui transitato dal settore giovanile all'Aurora e che giocò in Serie C pochi anni fa prima di una lunga carriera in Serie B. Intanto Belloni da 3 punti, Ferro fuori, rimbalzo di Colombo, Deso più 8, vediamo se riesce a far tornare il vantaggio in doppia cifra. Passaggio difficile, passi, passi di Esposito, tentare di girare intorno al suo marcatore, ha commesso infrazione di passi, ha messo il pallone per terra un passo, con un passo di ritardo. Sotto per Squeo che si fa largo e segna. È una tassa da pagare Squeo. 51-45. Hai ragione te, Fede. Negri spalle a canestro, si butta lì indietro, un tiro alla Datome che non entra. Quasi recuperata. Quasi recuperata da Novati. Tanto c'è il gol dell'Inter. Se ti tira sul morale. Tiro da 3 di Zampoli, Ferro. Ancora 51-45, si butta dentro Caversazzi, sbaglia, rimbalzo di Cueo, non fa passi, passeggiato un pochino sotto lì, non è per la coppia arbitrale, ecco fallo in attacco che ripara il non fischio di prima, ripara un pochino magari il non fischio di prima. Si è andato un po' a carte 48, cioè poteva fischiare di tutto e di più in questa azione. Sì. C'era probabilmente fallo sulla penetrazione di Caversacci. Novati, blocco. Vabbè, però non può passare così con lui. Eh sì. Bella, dai. Palla sotto, non ci arriva perché non va fino, dai, in fondo. Novati da 7 dai. Metri, Ferro. Colombo. Rimbalzo di fallo di Belloni. Fallo di Francesco Belloni. Vediamo che fallo è. Sì. Ma mi sa che prima c'era un rigore per il Palermo non ravvisato. Ma siamo abituati ormai. Sì. È quando il direttore sportivo dell'Inter è Luciano Moggi. Ma... Perisic. Cenno di stizza anche delle responsabili statistiche. Ah ecco, ma non so neanche se gioca. No, c'è. C'è. Tanto rimessa per Desio, siamo sul pezzo. Novati sfrutta il blocco. Il suo tiro. Come corto, corto. Forse un falletto qua. Falletto. Belloni per Zampolli. Belloni ancora contro Novati, va a sinistra, c'è un'autostrada e schiaccia addirittura. Sì. 51-47, tornata prepotentemente sotto la squadra in maglia blu, c'è il fallo di Pilotti non ravvisato, la tiene comunque Pilotti, la tiene Esposito, scusate, alza, sale di colpe grande, canestro da 2 di Novati. Che canestro, che coniglio dal cilindro, che ha davvero
davvero tanto talento, un canestro, difficile. Che canestro, che canasta, mamma mia, che canasta, che canasta, che canasta, che canasta. Ombre, più 6 Desio, canestro di Novati. Che canasta, madre di Dio, che canasta. Nuovo attacco Belloni, un attacco per Costa Volpino, Belloni, Caversazio, ancora Belloni che ha ricevuto palla da Zampolli, Caversazio, Pilotti da 3, secondo ferro, rimbalzo di Negri, resta 6 punti Costa Volpino, resta 6 punti, ancora a distanza L di sicurezza, sarà un blocco probabilmente, un gioco a 2. Dai, dai, dai! Non c'è, è in gas Novati, ma sbaglia. Veramente un gran palleggio a resto di tiro, forse però. Belloni ancora, Belloni sotto Pesqueo contro Esposito. Bravo Ale, ancora, sì. Fallo. Qua Ale non devi farlo però. Non devi farlo, Ale. Non devi farlo, prova a reggere. Prova a reggere, non devi portare la mano avanti. Prova la carta dell'anticipo. Ma non è neanche un anticipo quello, per evitare che giochi il pallone. Evitare quella manata lì, cioè. Prova a soffiargli no, il pallone. No, non va fatto. Proviamo a resistere, se non ce la fai farà 2 punti. Arriverà l'aiuto. Zampolli sbaglia, rimbalzo ancora di Ale Esposito. Quartieri, linea di fondo, fa la fuori Colombo, per il suo angolo, il suo angolo, sì. Il suo angolo, il suo angolo, il suo angolo, fa male la schiena, mi ha messo qua in una posizione che Zampolli viaggia per linea esterna, il pallone fuori per Zampolli, ci mette le manone Negri, 7 secondi per tirare, lo farà sicuramente Pilotti da 3, difficile, sbaglia, no. Squeo, rimbalzo, segna, ancora 6 punti, 5-5-4-9. Perché? Abbiamo rifiutato un paio di tiri, abbiamo rifiutato 2 tiri. Intanto Cristian Cattaneo per Costa Volpino, lui è di Tradate, penso. C'è Zampolli che è uscito, probabilmente crampi. Sì. Quarto da 3. Porta. Presa. Ovviamente deviata da Belloni. Da Belloni. Intanto Gallazzi si prepara per entrare. Fallo di quartiere. Fallo. Pari del Palermo. Il Gila. Il Gila, ne abbiamo parlato in questi giorni forse di Gilardino, fallo, flipper Gilardino, Lucone cosa starà dicendo? Non oso immaginare. Gol da tigre. È la classica palla messa forte in mezzo, qualcosa salta sempre fuori. Rimaniamo sul pezzo, 5-5 Desio, 4-9 Costa Volpino, 3-17 per l'ultimo intervallo. Costa Volpino è rientrata prepotentemente in partita con il break di 7-0. Intanto Zampolli ancora a sottoporsi alle cure del fisioterapista. Ha un polpaccio, mi sembra di capire. Bella palla sotto di quartiere. Fegallo! Good job, bel lavoro. Bel lavoro, bel lavoro. Vero, un bel lavoro. Torna più 8 Desio, torna più 8, no. Caversazio tiene e Pilotti, è il rimbalzo di Desio, contropiede, ragioniamo ragazzi, ragioniamo. Esposito, questo tira da 8 metri. Aia. Però andava via Tommaso, se fosse rimasto lì gli capitava proprio fra le mani questo pallone. Resta più 8. Resta più 8 la Rimadesio, Cattaneo, Caversazio, fuori per Squeo, sotto per Squeo,
arriva un raddoppio, è quasi recuperata, no, recuperata. Bravo Esposito, ci mette anche un bel recupero nel suo tabellino. Partita totale, totalata di Esposito stasera. C'è la... questo è antisportivo, no? Sportivo quando tira lontano dalla palla. Ma non era la maglietta antisportiva un po' di lontano tempo fa? Dalla palla, bro. Lontano dalla palla. Okay. La maglietta che si allunga, fallo evidente di Cattaneo, numero 3, terzino sinistro. Non credo sia parente di Cattaneo, nostri tifosi. Chi è che c'è di Cattaneo? Di beh, il falegname lì. Non credo. Nemmeno il Tiziano Cattaneo. Nemmeno. 7 secondi, Gallazzi sotto secondi, 5, 4, 3. Si butta dentro, peccato, morbida la conclusione, ma non va. Fallo tattico. Però sono due tiri. No, allora non è tanto tattico. No, non sono due tiri. Il terzo fallo. Ho sbagliato io, errore mio. Pardon, time out. Cantù ha vinto, Cantù ha vinto. Cantù ha vinto. Cantù ha vinto. 80-70 contro la Manita al Torino. Diamo una ripassata ai tabellini, sfruttiamo il time out, un bel refresh. Non toccarmi, Novati 14, Negri 3, Esposito 15 con 12 rimbalzi, 7 quartieri, 4 Colombo, 4 corti, 2 Gatto, 3 Corno, 5 Gallazzi, nelle fila della Vivigas è 19 Squeo con 9 su 11 dal campo, Zampolli 13, Pilotti 10, 4 per Belloni e 3 per Caversazio. Ma dirò una verità banale, però secondo me chiaramente le possibilità di vittoria di Costa Volpino credo che passino molto per le condizioni di Zampolli. Sì. Adesso è ancora seduto, sta bevendo acqua, crampi per lui probabilmente, un indurimento. Abbiamo visto il fisioterapista che lavorava sul polpaccio sinistro. Se non andiamo errati, siamo dalla parte opposta noi, quello che possiamo vedere da qui dall'arena. Si riprende intanto, 5-7-4-9, possesso di Costa Volpino, Pilotti. Caversazio, Belloni contro Novati. Blocco di Squeo da 3, il playmaker di Costa Volpino, la palla lo beffa, in e out. Mamma mia, mamma mia. Gallazzi per Esposito. Corti, Corti ci prova, un mismatch, dai. Sì, fallo, due prendi. Tiri. Dai Marco. Vai, bravo. Esce all'Esposito dentro Negri, un po' di fiato, lo rivedremo sicuramente grande protagonista nel quarto quarto. Il 97, l'ala 97 di proprietà dell'Aurora. Sbaglia Corti, passato anche un anno nel settore giovanile della pallacanestro Varese, poi qui. Sì, metà anno. Sì, metà anno, mezzo servizio. Segna Corti, va bene, più uno su due. 5-8, 4-9. Alla sempre a Belloni, Pilotti, Pilotti a Cattaneo contro Gallazzi da 3 punti, è corto. Bene. Più 8, un minuto, più 9, scusate, più un minuto esatto all'ultimo riposo. Novati, Novati Negri, palla che gli rimbalza sul piede da Pers, contropiede, c'è il fallo di Corti su Belloni, fallo bello deciso Sì, da quel punto di vista Corti è una garanzia, non fa falli a metà ed è un pregio dal mio punto di vista.
un grosso preso per un lungo. Belloni dentro il primo. C'è da asciugare il campo intanto, motivo di questo sta pausa. E segna anche il secondo, torna a meno 7 con Savolpino con 43 secondi da giocare. Novati contro Cattaneo, fuori per il Gallo contro Piloti, blocco. Bella uscita qua di Squeo, possiamo attaccarlo però Edo, possiamo attaccarlo. Difficile il tiro, c'è cioè il fallo di Corti. Aia, questi sono due liberi. Ma questi aia. Sì. È il quarto di Corti, giusto? Roby? Sì. Sì. Bob poi oh, per conferma. Carità, magari... Cioè, Tommaso Colombo si prepara. Cioè, quando Corti nasceva, Pilotti poteva già iniziare a votare, a guidare, a sposarsi. Quindi magari c'è anche un mezzo fallo che l'ha fatto diventare intero. Però no, comunque segno. Non deve farlo, perché sono due tiri importanti questi. Sì. Che riportano meno 5 con Savolpino. Abbiamo un tiro, bisogna far canestro. E io dico Gallazzi. A me vanno bene tutti. Quartieri chiama il blocco di Tommaso Colombo. 10 secondi a spazio, secondo Ferro. E c'è anche tempo per un tiro con Savolpino. 5, qua. 4, 3. Fallo in attacco. Andato a sbattere contro Quartieri. Perso un po' il controllo del corpo, del pallone. È il quarto anche di Belloni. Questo è importante. Sì. Infatti si prepara già Coltro. Fa un po' ingenuo questo per il giocatore di Costa Volpino. Sì, poi il quarto in attacco me così. Il metro sui falli in attacco non è stato perfetto stasera. Se lo dici te, mi fido. 2:42. Crotti, no, è la sua assistente. Giubertoni. Giubertoni. Sì! Magia! Magia! Magia, era per terra Novati. Era per terra. Era un po' anche coperto dalla visuale del nostro PC. Io ho visto un giocatore per terra. Che canestro! Incredibile. D'altronde Cattaneo ha difeso come bisognava difendere, ai limiti praticamente del fallo. Ha dovuto gettarsi per terra e tirare. Canestro alla Novati, perché vabbè. Genio e fantasia. Eh sì. E riporta più 8 l'Aurora. Sono cose che fanno bene queste. Sicuramente positivo Novati in questa gara. Quindi 61-53, diamo un'occhiata ai tabellini, magari proprio a quello di... Anche Novati sarà sui Lorenzo, 14-15 punti. Addirittura. Miglior marcatore. 17 punti, sì, con questa magia sì, da 3 punti ha sorpassato... Un canestro di talento assoluto dall'angolo di là da 2, in questo quarto, sì, e poi questo canestro. Nei momenti complicati... Due conigli dal cilindro. E anche due qualcosa d'altro per prendersi e segnare tiri così. Ma lui li ha. È inutile. Come direbbe un mio caro amico direttore sportivo, io conosco molto bene Novati e ha sempre avuto questo tipo di soluzioni. Non lo conosci. Conosco molto bene Novati, ha questo tipo di soluzioni. Benvengano, benvengano. Ah sì. Lo che Giubertoni dalla panchina. Chi? Meglio essere fortunati che bravi. Chi è che lo diceva? Non lo so, però qualcuno l'ha detto. Andreotti? No. È bene, una frase da Andreotti questa. Ma nemmeno tanto. Entrate Mijajic intanto. E anche è vivo Gatto. Ancora. Ultimo quarto, +8 Desio, Gatto contro Coltro.
Gallazzi, arriva il blocco di Tommaso Colombo. Eh sì, vediamo quanta resistenza avrà Negri. Negri da tre, no. Ferro. Vediamo. Fallo di Squeo. Sì. Fallo terzo, giusto? Un pochino, l'ha fatto vedere un pochetto. Terzo. L'ha fatto vedere un poco quel gomito destro. Era davanti, era regolarmente davanti al Gallo, però forse ha allargato un po' troppo il gomito. Gallazzi è caduto. Gli arbitri hanno fischiato fallo, va bene così. Dai, 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 dai Colombo, dai Colombo. Colombo, quartieri. E vuole tirare, ce l'ha lì. Ce l'ha lì. Colombo. Fallo. Va, 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 no, peccato. Ma è saltato due volte. Ma dai. Ma c'è. Temo che fosse fallo, sinceramente. Andiamo Zampogli ancora. Si avrà l'esplosività dei primi 25 minuti. Bella azione che avversario, non ci arriva Squeo, canestro e fallo. E intanto l'Inter resta in 10. Espulso Muriglio, mai sentito, fra l'altro. Da dove arriva? La primavera. Squeo e Lunetta. Lo mette e siamo ancora qua, 61-56. Non sono due possessi pieni. Negri, taglio di quartieri da tre quartieri. Ferro, sono abbassate un pochino le percentuali della rima d'Esio. Corno per Squeo. Pilotti, Ferro lungo, il rimbalzo di Squeo all'altezza della linea del tiro da tre punti. Zampolli, cade Zampolli, forse ha esagerato un pochino. Gatto chiede calma ai suoi. C'è spazio per provare da tre, no, va fino in fondo e sbaglia. Weak shot, come si dice in America, tiro debole. Tanto Coltro va fino in fondo. Bravo Gallo. La soffia. Sì. È nostra. Gatto contro Coltro ancora. Blocco. Doppio blocco di Tommaso Colombo per favorire il pallone a Gallazzi. Corno. Corno ancora blocco, tiro da tre, ci stiamo intestardendo, ci stiamo un pochino intestardendo, le percentuali sono adesso attaccano calate. Con sì, percentuali calatissime, adesso attaccano con la possibilità di andare a un possesso. Sì. Coltro, ecco. Zampolli da tre e la mette lui. 6-1, 5-9, è praticamente tutto da rifare per la rima d'Esio, mancano 7-39. Peccato. Peccato, equilibrata ora la partita, più due d'Esio, pesato molto quel 7-0 in un minuto, nel primo minuto del terzo quarto. Tanto qui si riprende, 7-39 da giocare, 6-1 Desio, 5-9 Costa Volpino, possesso per Desio. C'è da sudare, Eh sì, dai, è rientrato, dai, anche ragazzi,
è rientrato anche, pare in buone condizioni, Zampolli. Ha appena messo una bomba. Eh sì. Negri tiene il perno ma perde palla, sbaglia Esqueo a rimorchio, firma il pareggio, 61 pari. Esqueo ha 24 minuti. Punti, 16 rimbalzi. Ah, beh. Quando viene all'Aldo Moro. Gatto, Gatto contro Esqueo, palla persa, recuperata da Coltro. Esqueo in punta, cercherà sicuramente Jonathan Zampolli. Coltro prova a buttarsi dentro contro Galassi e prende la stoppata del Gallo. Gatto, Gatto arriva fino in fondo e sbaglia. Li segna solitamente questi tiri, anche di ben più difficili. Oggi va così. Pilotti da tre, sbaglia, è il rimbalzo del numero 16 Edoardo Caversazio. Zampolli fuori, palla viaggia, libera Pilotti che se lo prende, segna ed è più 3 Costa Volpino. 5.50 da giocare. Rottura prolungata per Desio. Palla sotto, palo di Gallazzi. Il gioco non si ferma. Tira da tre Zampolli per ammazzare la partita, per ammazzare il morale della Rimadesio. Il tiro è corto, va fino in fondo Negri, lo stoppa Esqueo che dice qualcosa a Negri, non contento della stoppata dice anche qualcosa a Negri. Storie di campo. E sbaglia, tiro storto di Esqueo. Il gioco non si ferma mai. Entriamo negli ultimi 5 minuti di gioco, negli ultimi 5 minuti di partita. Dai 5 metri Colombo sbaglia, no. Non ci si ferma. È da almeno 3 minuti che ci sono 3 giocatori sul cubo del cambio per la Rimadesio. Il gioco non si ferma, si va avanti così. La fase confusionaria della partita. Tanto Coltro va fino in fondo, scarica fuori per Zampolli, libero, e la mette. Più 6. Più 6. 67-61. Non riesce neanche a fermare il gioco Davide Villa. Corno a spazio da 3 e sbaglia. E la partita non si ferma. Incredibile. Palla recuperata per Desio. Ci pensa su Gatto, giustamente. Negri da 3. Sbaglia. Non entra più niente. Siamo a 10 su 23. Percentuali sono nettamente calate. A un certo punto nel primo tempo eravamo quasi al 70%, ora sono poco sopra il 40. E invece Costa Volpino continua a segnare da 3. Zampolli, 70-61 Costa Volpino. Incredibile la piega che ha preso questa partita dopo l'intervallo. Incredibile davvero. Siamo a 61. Se la matematica non è un'opinione, 17-0 nel quarto quarto. Era 17-0 nel quarto quarto. Dal 61-53.
con cui le squadre erano andate all'ultimo riposo, al 61-70 per Costa Volpino, quando ci sono ancora 3:29 da giocare. Fa sentire il pubblico di Desio, è riuscito finalmente Davide Villa a fare i cambi, la palla non usciva mai, non è come nel calcio che la si può buttare in tribuna. Andiamo con Novati in cabina di regia, Esposito, ancora Novati, vediamo se c'è tempo per riparare. Quartieri va fino in fondo, viene ravvisato nulla. Si è fatto male da solo a questo punto. Per terra Quartieri, che ha ricevuto un colpo durante la penetrazione, non ravvisato dalla coppia arbitrale. Non ci sono nemmeno grosse proteste sulla sponda desiana. Ancora per terra la guardia di Bernareggio, colpo alla testa per lui. 3:06, 70 Costa Volpino, 61 Desio. Quartieri faceva giustamente notare all'arbitro che si è fatto male da solo, che è volato per terra da solo, perché gli piace. Quasi palla persa per Bellone, che intanto è rientrato a 4 falli, il playmaker di Costa Volpino, però va detto che il break più pesante la squadra in maglia blu lo ha fatto senza di lui in campo, con Coltro. Ancora spazio, Zampolli sbaglia, il rimbalzo non è controllato da Corno. Caversazio gli soffia il pallone, Pilotti viaggia per linee esterne, ci prova Squeo, buttandosi indietro sbaglia, 2:28, 9 punti da recuperare. La situazione è davvero quasi compromessa da 8 metri, Esposito, primo ferro. E da 3 non entra più. Ufficiale. È ufficiale, da 3 non entra più. Troppa grazia nei primi 20 minuti. Ora che le percentuali sono calate. Prova Belloni, da 3 Pilotti, sbaglia anche lui, segna davvero poco. Ancora arresto e tiro da 3 di Negri, sbaglia. Rimbalzo controllato da Queo. Deso a 0 nel quarto quarto, non ha ancora fatto canestro. 17-0 il break. Giustamente va fino in fondo questa Volpino, 3 secondi da tirare, palla fuori, non vale, lunga, ma scaduti i 24 secondi. Tanto sono passati 24 secondi, ne mancano 1, ne mancano 85, 9 punti da recuperare per Desio, che non ha ancora fatto canestro nel quarto periodo. Ovviamente l'ultimo canestro è stato la magia di Lorenzo Novati allo scadere del terzo quarto, poi più nulla. Intanto entriamo nell'ultimo minuto di gioco, fallo sistematico, ma è inutile fare il fallo sistematico, che non siamo ancora in bonus. Time out, 54 secondi,
la partita pare definitivamente persa in maniera un po' strana, un po' come era successo l'ultima partita casalinga vinta contro Pavia, con la Remadeso ha avuto una flessione negli ultimi minuti, quella volta non costò, fu ritardata gli ultimi 5 minuti, questa volta si è andata negli ultimi 10 e questa volta la flessione rischia davvero di costare caro ai ragazzi di Villa. 17-0, il break infernale dei giocatori della Vivigas, che hanno trovato precisione da 3, mentre sono calate sensibilmente le percentuali dalla lunga distanza dei ragazzi in maglia bianca. Possesso Costa Vulpino, 54 secondi da giocare, 14 per il possesso singolo. Gli è sufficiente gestire. C'è un fallo. Fallo di Gallazzi, il terzo fallo. Non è ancora esaurito il bonus, quindi si provvederà a una rimessa laterale. Ancora 14 secondi, mancano 50 per la sirena finale. Quindi seconda sconfitta, si profila la seconda sconfitta casalinga per la Rimadesio dopo quella iniziale con Bergamo. E sbaglia ancora, sfruttati tutti i secondi. Vediamo se almeno la Rimadesio segnerà il canestro dalla bandiera. C'è il fallo, ecco, adesso è entrato, ma non vale. Intanto esce anche Francesco Belloni per un problema, una botta, non sappiamo se sono crampi o una botta, non servirà più. Rientra Coltro, tira da 3 Novati, Ferro. Mi sa tanto che faremo l'ultimo quarto senza far canestro, eh. Si profila un clamoroso 0 nell'ultimo quarto. Tanto applausi meritati per Costa Vulpino, che ha avuto il merito di crederci fino in fondo anche quando è andata sotto di 14-15 punti. Anche quando è andata sotto i 14-15 punti non ha mollato e raggiunge la sua seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta contro Firenze. 12 secondi, 10, finirà così, presumibilmente sì, finisce. 7-0 per Costa Vulpino, 61 per la Rimadesio. Finisce con la palla in mano Jonathan Zampolli, 70-61. Vediamo i tabellini, i tabellini finali. Miglior realizzatore nelle file della Rimadesio Lorenzo Novati con 17 punti, 15 per Esposito. Invece nelle fila di Costa Vulpino 24 Squeo, 22 Zampolli e 15 Pilota. Ancora un saluto da Roberto Sanvito, alla prossima in casa della Rimadesio, che sarà di domenica contro Orzi Nuovi, fra due domeniche. Un saluto a tutti, buona serata, alla prossima.